Oggi per la testa mi frulla una ricetta goduriosa ma sana e nutriente nello stesso tempo. L'ingrediente protagonista è rappresentato dalle banane che effettivamente si prestano alla realizzazione di innumerevoli ricette per il loro grado zuccherino e anche per la cremosità che conferiscono alle ricette. Mai provata nei frullati e nei frappè? Oggi vi propongo un frappè delizioso con banana e gelato fior di latte. Per il frappè ci servono 200 g circa di banane mature, 150 g di gelato fior di latte, scorza di limone, essenza di vaniglia. Per servire facoltativo un ciuffetto di panna e cacao amaro. La preparazione dei frappè è davvero facilissima, però a volte manca l'idea, no? Io sono qui per darvi questo spunto, questa idea per preparare un frappè alla banana favoloso. Ciò che differisce i frappè dai frullati è essenzialmente ciò che li compongono oltre al frutto, perché i frullati normali sono composti solo da frutta oppure da frutta e acqua. Invece i frappè generalmente sono composti da una parte di frutta, come in questo caso, e da una parte di latte oppure da un composto a base di latte, come ad esempio il gelato. E io vorrei proporvi proprio quest'ultima caratteristica, ovvero con il gelato fior di latte che ho già provveduto ad inserire all'interno di un frullatore a bicchiere. Aggiungiamo due banane, sono circa 200 g di polpa. Le banane, più mature sono, migliore sarà ovviamente il risultato perché sono più dolci. Aggiungiamo anche un po' di scorza di limone che serve per dare il profumo e un po' di vaniglia pura che ho acquistato semplicemente al supermercato vicino a tutti gli altri aromi e tutte le altre essenze. Frulliamo il tutto. In un battibaleno abbiamo ottenuto il nostro frappè super profumato alla banana e al profumo di vaniglia e limone. Versiamo il tutto all'interno di un bel bicchierone. Ovviamente, se lo volete meno denso, lo preferite più liquido, non dovrete fare altro che aggiungere un po' di latte. Ultimiamo con un po' di panna. Esageriamo oggi, eh? Un po' di panna fresca montata. Un pochino di cacao. Il contrasto con il cacao è delizioso, addirittura potete mixare banana e gelato al cioccolato. Favoloso. Una cannuccia, un cucchiaino lungo e buon frappè a tutti.